Grazie. Collega Fedi, prego. Grazie Presidente. L'approvazione del disegno di legge di ratifica di questo accordo tra Italia e Turkmenistan in materia di scambio di informazioni, per il quale annuncio fin d'ora il voto favorevole del Partito Democratico, consentirà l'inserimento del Turkmenistan nella White List e rafforzerà quell'area di trasparenza nei rapporti tra gli Stati che è condizione per intensificare anche i rapporti economico-commerciali e gli investimenti. E sicuramente questa è una delle direzioni in cui l'Italia intende muoversi con questo Paese. L'accordo è stato redatto sulla base del modello del Tax Information Exchange Agreement, che è un modello di base OCSE, e consiste nello scambio di informazioni tra gli Stati che in questo momento, in ragione anche del ridotto interscambio commerciale, non ritengono necessario stipulare una convenzione contro le doppie imposizioni fiscali, che rimane comunque un obiettivo da raggiungere una volta che intensificheremo i rapporti con questo Paese. L'articolo 5, come è stato ricordato, rappresenta il fulcro dell'accordo perché in quell'articolo si stabiliscono le modalità per lo scambio di informazioni e soprattutto si stabilisce che viene definitivamente superato il segreto bancario. E questo per una serie di figure economiche e a livello, diciamo, di accordo vengono identificate, in particolare, come è stato ricordato, anche i fiduciari. L'immagine dell'Italia come partner commerciale è al momento centrata sul settore energetico, ma come dicevo le autorità turkmene hanno manifestato interesse a cooperare anche nell'agricoltura, nelle costruzioni, nelle infrastrutture e nell'industria tessile. L'interesse per i beni di consumo italiani al momento limitato appare suscettibile di grandi sviluppi se opportunamente veicolato presso queste competenti autorità. Ricordo che nel dicembre 2013 ha aperto l'ambasciata d'Italia in Turkmenistan e il 18 novembre del 2014 il Presidente del Consiglio Renzi si è recato in visita in Ashgabat. In questa occasione è stata affermata la comune volontà da parte dell'Italia e del Turkmenistan di avviare un partenariato strategico tra i due paesi in altri settori economici, al di là di quello energetico, così come in campo educativo, culturale e turistico. Per queste ragioni, signor Presidente, tenendo conto anche della crescita di questo Paese, l'Italia fa molto bene a accelerare l'iter di approvazione di questi accordi e in particolare questo che il Partito Democratico vota convintamente. Grazie. Grazie. Indico la votazione nominale finale mediante procedimento.